Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo ancora una volta parlando dei danni delle alluvioni in Toscana con questo primo servizio nel quale vi raccontiamo l'esperienza dei soccorritori aretini che sono andati appunto nelle zone alluvionate proprio nei primi momenti appunto di questa, purtroppo, di questa tragedia. Vediamo. Vedere quelle persone lì fuori davanti ai muri d'acqua che si sono viste trascinare la vita via in pochi minuti, una vita di sacrifici e quindi la disperazione delle persone che purtroppo hanno vissuto tutto questo. Oh mamma, le porto via tutte, tutte! Elena Tanganelli è una soccorritrice della Misericordia di Arezzo. La notte del 2 novembre ha raggiunto insieme al collega Lorenzo Meacci le zone alluvionate della Toscana, al seguito come sanitari del nucleo Maxi Emergenze attivato dal coordinamento regionale. Siamo addestrati, dobbiamo guardare dei protocolli ben precisi nell'emergenza urgenza. Uno non può fare di testa sua. Il nostro lavoro è questo, insomma, nel senso aiutare la gente, la popolazione, e nello stesso tempo devi rimanere freddo, perché devi fare del soccorso. Tanta amarezza per tutta la sofferenza che abbiamo visto, perché noi abbiamo fatto del nostro meglio, però chiaramente anche l'impotenza di non poter aver aiutato tutte le persone che ne avevano bisogno. Altri due soccorritori, Enrico e Noemi, sono partiti assieme alla colonna di protezione civile, così le braccia e il cuore di Arezzo sono arrivati prima a Poggio a Caiano e poi nell'inferno di Campi Bisenzio. Delirio, delirio! Campi Bisenzio esondato, questa è la strada della Smana! Sono state delle ore veramente dure dal punto di vista fisico, perché non abbiamo praticamente mai dormito, abbiamo pompato acqua là dove era possibile giorno e notte. È stata dura anche dal punto di vista emotivo, perché in quei giorni abbiamo visto proprio la disperazione in faccia alle persone che in due ore hanno perso completamente tutto, tutta una vita di sacrifici, di lavoro, ricordi, foto, casa, letti, tutto quello che poteva essere bagnato dall'acqua è stato buttato via. Ci si addestra mai abbastanza per affrontare queste situazioni? No, no, assolutamente, noi siamo del corso recente di protezione civile, sì, due simulazioni le abbiamo fatte, però no, fino a che non arrivi lì non te lo immagini. È vero che le simulazioni, la teoria, la pratica c'è, ma non è mai poi come nella realtà. Si lavora improvvisando, nel senso che quando arrivi nel posto, sì, meno male che abbiamo la formazione, però ti puoi ritrovare di fronte a delle situazioni che non sei mai pronto, e spero che nessuno si dimentichi di loro. Quando succedono queste cose, queste maxi emergenze, nei primi giorni siamo tutti pronti, attivi, ma sicuramente non finisce in due giorni per loro là. Se ci fosse bisogno di dare una mano e ci fosse un'altra volta l'attivazione per poter tornare, io molto volentieri ci torno. Sì, sì, sì. Se c'è bisogno ripartiamo assolutamente. E c'è un'allerta meteo arancione per le prossime ore per le province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Per quello che riguarda invece la Toscana del Sud e quindi in particolar modo il territorio aretino, l'allerta è gialla, ma insomma si prevede un peggioramento appunto delle condizioni meteo anche per le prossime ore. E allora questa mattina invece in consiglio regionale, dopo anche le due lettere inviate proprio al presidente Giani dei due sindaci dell'Aretino, ovvero Civitella in Val di Chiana e Castel Focognano, c'è stata una mozione bipartisan, primo firmatario Scaramelli, lo sentiamo in questo servizio. È la Toscana ha fatto la Toscana, c'è un atto unitario votato all'unanimità, per me è una soddisfazione perché porta la mia prima firma, un'intuizione, quella di tenere insieme tutte le forze politiche perché si potesse chiedere al governo di inserire anche le province di Lucca, di Massa-Carrara e parte della provincia di Arezzo nella dichiarazione di stato di emergenza. È evidente che ci sono una modalità differente di interventi, di danni subiti dalla popolazione, la differenza la faranno le schede, ovviamente, che segnaleranno le difficoltà percepite dai singoli territori, però è importante che tutti i partiti non si dividessero
su questo aspetto e dalla Toscana arrivasse una voce unanime. Il voto è rimasto unanime e compatto e questo credo che sia stato la cosa più importante, un atto che quindi porta la firma dei principali capogruppo presenti e dei presidenti dei gruppi del Consiglio regionale della Toscana, quindi un appello forte che dà forza al nostro presidente Eugenio Giano di relazionarsi con Curzio, con la protezione civile, con il quale abbiamo già informato e attivato una relazione diretta anche personale per il tramite della coordinatrice nazionale, in questo caso del mio partito, della PAITA. Grande attenzione dunque da parte di Italia Viva, soprattutto del coordinamento provinciale per i due comuni appunto dell'Aretino colpiti dalla tromba d'aria, ovvero Castel Focognano e Civitella in Val di Chiana. E allora per tutte le emergenze che appunto la Toscana sta vivendo in questo momento, la Regione Toscana ha avviato una raccolta fondi e ha messo a disposizione un IBAN dedicato. La nostra amata Toscana è stata colpita da eventi calamitosi devastanti. Ogni contributo, grande o piccolo, fa la differenza e insieme possiamo dare speranza e assistenza alle famiglie colpite. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annuncia una raccolta fondi promossa proprio dall'ente per contribuire ai danni milionari subiti dalle popolazioni alluvionate. Contribuiamo a ricostruire la Toscana più forte di prima, afferma Giani nel suo post. Il bonifico dovrà essere intestato proprio alla Regione Toscana con causale emergenza alluvione. C'è ovviamente un codice IBAN e un codice SWIFT per chi volesse contribuire dall'estero. Intanto proseguono senza tregua gli interventi di somma urgenza, afferma Giani, per il ripristino di argini e torrenti. Con queste immagini siamo a Montemurlo, ad Albiano per la precisione, dove la furia della tantissima acqua caduta in poco tempo ha creato una voragine. Proseguono incessantemente anche i recuperi delle tante tonnellate di rifiuti che devono essere smaltiti. Oggetti, sì, ma che rappresentano vite, storie, ricordi, portati via dalla furia dell'acqua e del fango. Un pedone è stato investito oggi a Bibbiena, in Casentino, nel primo pomeriggio in via Gualchiere. L'uomo, un 67enne, è stato trasportato da un'ambulanza della Misericordia di Bibbiena in codice giallo, dal Casentino ovviamente all'ospedale di Arezzo, sul posto anche le forze dell'ordine. Sempre in Casentino, in Alto Casentino per la precisione, Pratovecchio Ostia, è stata avvertita questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 rilevata a 3 km a sud-est appunto del comune casentinese ad una profondità di 9 km. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Fiamme questa notte in una fabbrica di Castelfranco Pian di Sco, siamo dunque in Val d'Arno. Il rogo è divampato nella notte, i vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti in via del Botriolo, dove appunto si trova questa azienda che realizza pavimenti in marmo ma anche in legno e parquet. L'incendio ha interessato una parte della fabbrica adibita ad ufficio tecnico. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato, sono intervenuti con 5 unità e 2 mezzi, che le fiamme si propagassero al resto della fabbrica. Nessuna persona è rimasta ferita. Rimaniamo in Val d'Arno perché ieri pomeriggio c'è stata la firma importantissima per l'avvio, diciamo, della rinascita dell'IVV, la storica vetreria del Val d'Arno. Sentiamo il servizio. È stato siglato l'accordo sindacale per il contratto di affitto del ramo di azienda della IVV, storica vetreria di San Giovanni Valdarno. Si salvano così marchio e posti di lavoro. La firma è avvenuta nella ex sala giunta del Palazzo Comunale di San Giovanni Valdarno. La produzione nello stabilimento valdarnese, la IVV era in liquidazione coatta amministrativa, era ferma ormai da mesi a causa del caro energia, insopportabile per un'azienda energivora come questa. È una giornata storica perché è un'azienda che ha chiuso ormai da tempo la sua produzione ma che ha fatto la storia produttiva di San Giovanni Valdarno, finalmente vedrà un futuro di fronte a sé. Io ringrazio naturalmente il sindacato, le sigle sindacali, la CGL che è chiaramente sindacato unico all'interno di VV, ringrazio Diego Toscani che è l'imprenditore che ha fatto la scelta di avventurarsi in questo affitto di ramo d'azienda, ringrazio il commissario liquidatore che ha lavorato rapidissimo
massimamente perché si potesse raggiungere questo obiettivo. Per San Giovanni Valdarno era importante che si salvaguardasse la produzione, che rimanesse a San Giovanni l'IVV, che rimanesse il marchio IVV, che si salvaguardasse soprattutto l'occupazione. Questo obiettivo è stato raggiunto. Su 35 dipendenti attuali, 26 saranno confermati nella nuova società. Quindi per noi questo oggi è un giorno veramente importante, quindi ringrazio chi ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. L'affitto del ramo di azienda prelude all'acquisizione di IVV, che sarà effettuata attraverso la holding di partecipazione Tradizioni Associate, che già gestisce i marchi Berti e Consigli e che fa capo a Diego Toscani. Il documento è stato infatti firmato da quest'ultimo, assieme ovviamente alla IVV, alla commissaria liquidatrice Susanna Bugiardi e ai sindacati. E il compito della liquidatrice, come il nome dice, era quello di liquidare e quindi vendere tutto quanto, quindi c'era un pericolo serio di vedere chiusa in modo definitivo l'attività IVV. Il fatto che si sia presentato il dottor Toscani con una proposta di affitto con il successivo acquisto chiaramente ha risollevato un attimino le sorti di questa realtà. Abbiamo ovviamente discusso un attimino per capire meglio le sue intenzioni, i suoi investimenti. Riteniamo insomma che sia un progetto sicuramente serio. Chiaramente noi saremo soddisfatti pienamente nel momento in cui tutto il personale verrà riassorbito. Purtroppo nell'immediato ci sono circa 9 persone che non entreranno nella nuova realtà. Comunque abbiamo l'impegno che via via che l'azienda riparte, verificare dai 26 attuali, diciamo, come impegno poter salire e integrare altre persone. 19 dicembre 2022 e 18 maggio 2022. In queste due date Azione segnalava il pericolo del crollo delle mura di via Padre Caprara ad Arezzo, dietro la Basilica di San Domenico. La sicurezza dei cittadini che di lì transitano, si legge in un comunicato, a piedi o con mezzi privati, deve essere garantita. Già mesi fa, prosegue il comunicato di Azione, avevamo segnalato il pericolo di questo cedimento. Adesso, dopo questi giorni di forte maltempo e vento, a cadere su strada e marciapiedi sono stati ampi frammenti anche di 20 centimetri. Azione chiede quindi al sindaco e all'assessore Alessandro Casi quali interventi sono stati eseguiti e quali quelli pianificati proprio per risolvere questa situazione. Torniamo anche sul caso della rotatoria di via Fiorentina, ormai insomma quasi una storia infinita. Questa volta l'intervento è dei consiglieri comunali del Partito Democratico Donati e Caneschi, che chiedono la riapertura immediata di via Fiorentina ad Arezzo. Ghinelli, dicono, firmi l'ordinanza per il bene della zona. Siamo ad un mese dall'inizio dei lavori che hanno determinato la chiusura di via Fiorentina. In pratica a nulla è stato fatto se non creare gravi difficoltà ai cittadini della zona e ai commercianti, che hanno denunciato riduzioni di incasso importanti. E ancora, lavori stradali al centro di una lettera indirizzata alla provincia di Arezzo da parte del sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni, con la quale si evidenzia la necessità di una programmazione notturna o comunque in orari diversi da quelli di punta per gli interventi appunto sugli snodi viari strategici. Nei giorni scorsi, dice il sindaco, sono stati eseguiti da parte della provincia i lavori di asfaltatura nell'ambito dello svincolo di Ponte sull'Arno e adesso sono in fase di esecuzione quelli di segnaletica orizzontale, interventi che hanno causato importanti problemi alla viabilità. Per questo chiediamo con forza all'ente provinciale di programmare in maniera diversa appunto i lavori sulle principali arterie stradali. I commercianti della zona di Sant'Agostino hanno donato questa mattina un defibrillatore in memoria di Fabio Cini. Vediamo il servizio. C'è un nuovo defibrillatore in città, lo hanno donato i commercianti di Sant'Agostino ed è stato installato all'angolo tra via Garibaldi e Corso Italia. Noi lo facciamo in ricordo di un nostro carissimo amico che è Fabio Cini e doniamo questo defibrillatore alla cittadinanza in un posto che penso che sia anche importante, un crocevia importante di transito delle persone, sperando che non serva,
perché ovviamente speriamo che non serva, però lo facciamo ovviamente con il cuore e in memoria di lui e di tutto quello che è, perché lui ha lottato fino alla fine, è un lottatore e quindi vogliamo ridare la lotta a tutti quelli che ne avranno bisogno per poterla combattere e aiutarli nella loro cosa. Qualcuno di voi ha fatto il corso? Allora, per quanto riguarda il corso, volevamo coinvolgere un pochino tutti i commercianti che sono qui nella zona per poter essere quindi pronti anche a poter essere di aiuto alle persone che ne abbiano bisogno. Quindi quello che sono le attività qui intorno e tutti coloro che vorranno poter partecipare a questo corso. Lo comunicheremo attraverso sia le associazioni, sia attraverso quello che possono essere i nostri rapporti e i nostri gruppi di contatto e poter fare quindi questo corso aperto a tutti. E ancora un altro... defibrillatore Universo Sociale lo ha donato all'Istituto Medaglia Miracolosa assieme anche ad una sedia a rotelle per l'attività acquatica. Presenti alla donazione il segretario di Confartigianato Alessandra Papini e il presidente della Ollus Angelo Galletti. Come sempre, secondo le nostre possibilità, dichiara Galletti, cerchiamo di rispondere ai bisogni del territorio. Come sappiamo, il 25 di novembre prossimo ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e allora in avvicinamento a questo importante appuntamento ci sono tre spettacoli organizzati dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo. Tre appuntamenti tra teatro, musica e perché no anche tanta ironia per rimarcare la lotta alla violenza contro le donne. Fondazione Guido d'Arezzo, assessorato alle pari opportunità del Comune aretino, hanno così pensato di invitare la cittadinanza a teatro, il Petrarca e il Pietro aretino. Tre le serate, tutte alle 21 ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Sabato 18 novembre, diritti e rovesci ma pari con Katia Beni e Benedetta Giustini. Sabato 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in scena Sante Donnacce di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi. L'ultimo appuntamento si svolgerà martedì 28 novembre al Teatro Pietro Aretino. Un progetto musicale dal titolo Spiriti Guida in versione live firmato da Cristina Donà e Saverio Lanza. Affrontare l'universo femminile con un po' di leggerezza e di ironia per cercare appunto su queste tematiche della parità di genere e di violenza contro le donne di attirare il più pubblico possibile, quindi anche un pubblico diffuso io direi, soprattutto i giovani perché saranno poi loro le donne e gli uomini di domani. E anche l'ironia, anche la leggerezza, secondo noi può aiutare a far riflettere e può essere anche meno noiosa, perché a volte sempre abbiamo fatto iniziative, abbiamo fatto convegni, iniziative di formazione, di informazione, di sensibilizzazione, di educazione, abbiamo usato tutti i canali che ci possono servire, che ci sono potuti servire per appunto affrontare questo tema così delicato, però io sono convinta che anche l'ironia o la leggerezza ci può far riflettere. La musica e il teatro in questo caso e mi sento di dire anche la commedia, perché 18 e 25 avremo delle interpreti che sono delle campionesse nella ironia e nella commedia, che spesso anche soprattutto la commedia è il tono giusto per ridere, piangere e riflettere anche su temi importanti come questi della violenza di genere. In occasione proprio del mese contro la violenza sulle donne, l'assessorato alle pari opportunità, in questo caso del comune di Foiano della Chiana, promuove un corso introduttivo gratuito all'autodifesa per donne e ragazze di tutte le età. Il corso è completamente gratuito ed è composto da 4 lezioni di 60 minuti ciascuna. Le date degli appuntamenti sono lunedì 13, il 20 e ancora mercoledì 15 e il 22 alle 21 presso la palestra Fossombroni, appunto a Foiano della Chiana. Parliamo adesso della città del Natale. Ieri vi abbiamo già mostrato alcuni allestimenti in corso, in questo caso soprattutto per quello che riguardano delle maggiori attrazioni, ovvero la casa di Babbo Natale. In Piazza Grande si stanno montando le baite e in Fortezza sono in corso tutti gli allestimenti. Per questo il monumento aretino in questo momento è chiuso al pubblico. È chiusa al pubblico dallo scorso 6 novembre e riaprirà solo in occasione del taglio del nastro dell'edizione 2023 della Città del Natale.
Parliamo della Fortezza Medicea di Arezzo, da qualche anno a questa parte sede di alcune iniziative legate appunto al Natale. Sono dunque in corso tutti gli allestimenti. Anche quest'anno diventerà la Fortezza delle Meraviglie, che comprenderà il tradizionale presepe a grandezza naturale, il planetario, il muro parlante, il villaggio del Polo Nord con i suoi animali giganti. E poi lo specchio magico, l'area selfie con la slitta di Babbo Natale e gli elfi, il villaggio di Natale in miniatura, i giochi di luce e altre sorprese. In questa versione natalizia la fortezza aprirà i battenti il 18 novembre e resterà aperta fino al 6 gennaio, ma non tutti i giorni. Cancelli chiusi il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì mattina, insomma gli orari della città del Natale. L'ingresso, come sempre, non sarà gratuito, ma sarà possibile la prenotazione. Ed infine siamo allo sport. Il circolo tennis Giotto è stato premiato come miglior circolo del circuito delle Vallate Aretine anche per i risultati conseguiti nelle diverse categorie, dai giovani agli adulti. Il riconoscimento è arrivato direttamente dalla delegazione provinciale della Federazione Italiana Tennis e Padel al termine di un'intera stagione di tornei che tra Arezzo e le province limitrofe hanno coinvolto migliaia di atleti. La vittoria del premio, ha detto Francesco Benci, direttore sportivo del Tennis Giotto, come miglior circolo, è un riconoscimento all'interno del movimento dai giovani emergenti agli adulti, che testimonia appunto come riusciamo a mantenere viva proprio la loro passione per il tennis, anche perché no, con ottimi risultati. Il pilota Daniele Tellini del team toscano Enjoy si laurea campione italiano Major Enduro classe Expert 250, l'ennesimo grande risultato per il centauro aretino che vanta una lunga esperienza nel mondo dell'enduro, è appunto arrivato. Lo hanno supportato nel conseguire questa importante impresa il Motoclub Val di Sieve, il team Enjoy, Motorshop Mengozzi e House Suspension. E ancora, è un aretino, anzi casentinese, il vice campione italiano di Pitbike Fan 40, Gabriele Bendoni, 17 anni appena compiuti e appunto la nuova promessa per le due ruote. Gabriele è rientrato nella sua Sochi, appunto in Casentino, dopo aver partecipato con successo al campionato italiano Hikes Crazy Cross Cup 2023. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.